Ben ritrovati a tutti carissimi amici chitarristi, questa sera sono felice di annunciarvi che sono pronti e confezionati tre fantastici presets riguardanti il suono degli U2 The Age. Parliamo di un suono che ha fatto storia, molto molto particolare. Vi assicuro che se ad un ascolto non attento sembra un suono facile, abbastanza ordinario, solo con l'utilizzo di delay. Cercando di emularlo, vi assicuro che non è proprio così, nel senso che è un suono molto elaborato e per ottenere quelle frequenze tipiche sue, cioè arrivare vicino a quello che è proprio la pasta sonora che crea e ha creato The Edge in parecchi brani degli U2, ho dovuto spippolare non poco. Quindi, innanzitutto, documentarmi su che tipo di attrezzatura usa ed ha usato, su come anche utilizzarla nei dettagli, soprattutto per quanto riguarda i delay. E alla fine sono usciti tre preset che sono configurati in stereo con emulazioni di due Vox AC30 e i relativi cabinet. Ad inizio catena davanti ho messo un overdrive per sporcare leggermente il suono, perché comunque anche i suoni clean sembrano clean, ma in effetti sono comunque dei suoni leggermente sporchi e distorti. E altro grande lavoro che ho dovuto fare è sui delay, in quanto lui utilizza le ripetizioni modulate da un leggero chorus. E ho inserito sui due suoni più clean tre tipi di delay, uno più lungo e due più corti, distanziati uno dall'altro di 10 millisecondi. Questo permette di dare un ulteriore spunto al timbro ed avvicinarsi a quel suono praticamente risonante, squillante, che è proprio la caratteristica di The Edge sui puliti. Infatti, se noi notiamo quando lui suona delle ritmiche, soprattutto sulle corde alte, la chitarra sembra veramente scampanellare, sembra squittire, sembra addirittura sembra quasi avere un suono simile ad uno xilofono. Ultima cosa che ha dato un ulteriore tocco è l'utilizzo di un riverbero a mo' di room, veramente molto molto breve, parliamo di 30-35 millisecondi, che anche questo ha contribuito a dare quel tocco in più di particolarità come risonanza. Non perdiamo altro tempo, andiamo subito ad ascoltarli. Mi aspetto veramente una valangata di messaggi, di vostre impressioni su questo tipo di lavoro, su questi preset. Mi interessa capire se effettivamente le vostre orecchie giudicano i preset credibili. Se secondo voi suonano bene, non suonano bene, se secondo voi c'è qualcosa eventualmente da ritoccare, da tarare. E soprattutto vi chiedo anche di condividerlo con eventuali vostri amici chitarristi, anche se magari non hanno in dotazione o non utilizzano Edrush, ma per avere proprio un feedback di ritorno e per capire se il lavoro che è stato fatto e i suoni sono coerenti, sono credibili, si avvicinano a quello che può essere praticamente il suono originale. Teniamo presente che poi una buona percentuale anche della riuscita del suono è determinata dal modo di suonare, perché lui ha un modo veramente particolare. È chiaro che se le ripetizioni sono giuste, ma le utilizzo su un brano sbagliato, o se suono la chitarra con una ritmica sbagliata, mi falsa completamente quello che è il risultato delle ripetizioni e quindi il feeling del suono in sé. Quindi, ragazzi, andiamo subito ad ascoltarli. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto, cliccate un gran like. Non dimenticate di iscrivervi al canale e eventualmente chi volesse scaricarsi i preset, il tempo materiale di caricarli su Headrush Forum e quanto prima saranno disponibili per il download. Stay tuned e alla prossima!